Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buonasera. Ci ritroviamo nella nostra redazione e a tenerci compagnia questa sera abbiamo le rappresentanti della Commissione Pari Opportunità di Casa Giove. Siamo qui con la presidente di tale commissione, Silvia Cospito, seguita da Lina Puca ed Anna Laura Cappella. È una piacevole chiacchierata anche per informarmi più o meno sulle loro funzioni sul territorio e i loro scopi. Io la prima domanda la porrei proprio alla presidente Silvia Cospito, ponendo proprio come domanda un excursus sulle pari opportunità fino al vostro insediamento qui a Casa Giove. Buonasera a tutti. Premetto, vorrei fare un mio personale omaggio a voi qui presenti, perché l'accoglienza di questo salottino è prioritario questa sera, in quanto per la prima volta ci troviamo noi qui componenti della Commissione Pari Opportunità, e l'accoglienza che abbiamo ricevuto sicuramente è unica, e quindi ecco un ringraziamento vorrei fare sia all'Associazione Vivi Casa Giove che alle componenti qui presenti. Grazie, il piacere è nostro, ringraziamo. Allora iniziamo. Parlare di pari opportunità, diciamo che è un concetto fondamentale che è partito molti anni or sono, ma nello specifico il secolo scorso, alla fine del secolo scorso, con la discriminazione razziale che fu portata avanti dal Martin Luther King, proprio come integrazione dei negri nel contesto sociale, sia lavorativo che sia politico e sia nell'ambito del lavoro. Questa lotta ha, diciamo, riscontrato un notevole interesse anni dopo, sia negli Stati Uniti che in tutto il globo, fino ad arrivare ai giorni nostri, e con il problema che poi è subentrato con l'integrazione della donna nello stesso contesto, sia sociale, sia lavorativo e sia istituzionale. Diciamo che abbiamo fatto passi molto, molto, molto grandi, cioè accelerati, per poter portare e dare soprattutto alla società quel supporto che sicuramente ad oggi possiamo confermare e quasi dire che la donna è magari rispetto all'uomo il sesso più forte. Quindi questo sicuramente è un omaggio che dedico alla commissione tutta, che è rappresentata dalle donne, e tutte quelle donne che comunque si sono e hanno lottato per raggiungere questo traguardo. Come dire, pari opportunità, democrazia, quindi dare lo spazio e la possibilità ad ogni essere di porre sia il suo modo di vedere, il suo modo di pensare, le proprie teorie, prenderne atto e di conseguenza democraticamente prenderle in considerazione. Io mi sono battuta tantissimo per questa lotta, e anche la commissione che a Casa Giove si è insediata il 15-12-2012 nella casa comunale di Via Iovara, è stato per noi veramente un'emozione grande, perché comunque tutte compatte, sensibili alle situazioni, alle politiche problematiche sociali, da subito siamo state confortate dall'amministrazione, sicuramente dall'assessorato politiche sociali, e abbiamo portato avanti numerosi progetti. Abbiamo uno staff, oltre ad essere sensibile, ma con qualifiche professionali e competenze alte. Quindi abbiamo un'equipe di sociologhe, un'equipe di psicopedagogiche, un'equipe di assistente sociale e anche la parte legale. Quindi diciamo che la città di Casa Giove è supportata sicuramente da uno staff a tutti i livelli, e che tutte le persone di Casa Giove, non solo, possono avere accesso alla componente commissione per poter, se non altro, dare spiegazioni o un supporto sia psicologico che morale a tutti coloro
coloro e a tutte coloro che vogliono avere, ecco, o hanno la necessità, insomma, di poterci contattare. Ottimo. Proseguiamo con una seconda domanda e questa volta voglio rivolgermi ad Anna Laura. Ecco, quali sono gli scopi, gli obiettivi e le funzioni di questa commissione? Allora, buonasera, come ha detto la nostra presidentessa, la Commissione Pari Opportunità è un organo consultivo del Consiglio Comunale e appunto ha sede presso la Casa Comunale. Gli scopi della Commissione sono essenzialmente due: il primo è quello proprio di rimuovere quelle che sono tutti i tipi di discriminazione che di fatto impediscono quella che è l'eguaglianza sostanziale e la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne. Secondo scopo è quello di promuovere la realizzazione delle pari opportunità in tutti i settori. Quando parlo di settori parlo di formazione, lavoro, istituzioni, nei comportamenti, nella partecipazione alla vita sociale, politica, economica, nella cultura, e che di fatto possono rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono quella che è la reale parità tra uomo e donna. La Commissione Pari Opportunità è un organo propositivo, cioè noi abbiamo il compito di elaborare e formulare delle proposte in ordine delle indagini, alla promozione di indagini su quelli che sono gli aspetti rilevanti della condizione femminile nel territorio comunale, delle proposte in ordine alla divulgazione di quelle che sono le leggi comunitarie, nazionali e regionali riguardanti sempre la condizione femminile, e anche delle proposte in ordine alla promozione di iniziative riguardanti la formazione e la riqualificazione professionale comunque delle donne. L'obiettivo della Commissione Pari Opportunità è proprio quello di suscitare nell'opinione pubblica un rinnovato impegno e una maggiore attenzione al tema delle pari opportunità. Infatti il nostro obiettivo è proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, quello di avvicinare i cittadini comunque di Casa Giove al tema delle pari opportunità. Tanto è vero che in questi anni, attraverso comunque degli eventi, abbiamo cercato di avvicinare i cittadini proprio al tema delle pari opportunità. Parlo di eventi come l'8 marzo, come il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulla donna, che sono delle ricorrenze prestabilite, ma che di cui abbiamo approfittato per avvicinare comunque la cittadinanza casaggiovese al tema delle pari opportunità. E il nostro obiettivo è anche quello di essere presenti sul territorio, farci sentire e anche di creare una sinergia, una rete con tutte le realtà che comunque ci sono sul territorio, perché crediamo che insieme possiamo veramente realizzare quella che è la reale parità tra tutti i cittadini nella società. Perfetto. Benissimo. Proseguiamo allora con Lina. Aveva accennato già qualcosa Anna Laura. Dalla Presidente abbiamo appreso che praticamente il vostro insediamento si è avuto nel 2012, quindi sono un paio d'anni che ci siete. E quindi diciamo ai nostri lettori proprio i progetti che avete già realizzato sul territorio. Sì, proprio nell'anno 2013, per l'occasione della Festa della Donna, al Cinema Vittoria di Casa Giove si è pensato ad un momento ricreativo. È stata una serata molto piacevole in cui sono state lette delle poesie sulla donna e c'è stato anche un momento musicale, e quello è stato, diciamo, un primo apporto della Commissione a quelli che sono gli eventi culturali del territorio di Casa Giove. E successivamente invece c'è stata una proposta della Commissione a sostegno poi della Proloco per la realizzazione di mercatini artigianali, ma soprattutto che avevano come protagonista le donne. La Proloco si occupa dei mercatini sul territorio proprio di Casa Giove, e la Commissione appunto ha collaborato con questa associazione che poi, diciamo, possiamo considerare la madre di tutte le associazioni, ed è stato un momento molto bello. Si realizzò nel giugno, dove le donne potevano presentare i prodotti, le loro creazioni, ed è stata anche una giornata molto piacevole. Poi c'è stato nel novembre, sempre del 2013, la partecipazione di alcune componenti, tra cui anche io, anche me, alla settimana del benessere psicologico, cosa che è avvenuta anche quest'anno del resto. E
Il tema dell'anno scorso riguardava gli anziani, essere anziani oggi, e abbiamo collaborato in tre. Invece quest'anno c'è stata la partecipazione della Presidente, e invece il tema di quest'anno era l'inclusione e l'esclusione sociale, sempre dal punto di vista delle donne, esatto. Perfetto, e per quel che concerne i progetti da realizzare in futuro, sì, poi? Sì, allora abbiamo in cantiere altre iniziative e in primis già da tempo ci chiedevamo se era necessario avere un logo tutto nostro, perché la Commissione non ha un logo, e abbiamo così discusso e siamo arrivati alla conclusione che era giusto bandire un concorso per i ragazzi, gli studenti delle scuole medie, naturalmente di Casa Giove, e abbiamo dato quindi l'opportunità ai studenti, però naturalmente se ne sarà un progetto da realizzarsi nel nuovo anno, e gli studenti della scuola media creeranno questo logo, quello che per loro è l'immagine che meglio può definire quella che è la pari opportunità. Ci sarà un vincitore e un piccolo premio, questo è uno dei progetti. Un altro invece è molto molto importante per il territorio, invece è il progetto della Casa dell'Acqua. Diciamo, informandoci sull'importanza dell'acqua come bene primario e di tutti, siamo arrivati alla conclusione che in molte città anche della campagna c'è questa iniziativa, cioè le case dell'acqua, dei chioschi dove il cittadino può andare a prelevare l'acqua con una bottiglia, e quest'acqua naturalmente può essere sia minerale che naturale e pura, ma soprattutto c'è una riconquista del cittadino e dell'acqua, insomma l'acqua pubblica, e in tal caso soprattutto c'è anche un discorso oltre che economico, un risparmio, anche un discorso di smaltimento dei rifiuti, perché l'imbottigliamento viene a evitarsi, quindi il consumo della plastica a diminuire, e c'è un riciclo delle bottiglie. Questa iniziativa ha trovato la sensibilità dell'assessore Mingione, che già da tempo pensava all'ecologia. Sì, all'ecologia per l'appunto, e che è sensibile a tale tema, e che già in realtà stava progettando la medesima cosa, quindi noi abbiamo sposato la nostra causa, perché già da solo ci stava pensando. Questi sono i progetti che intendiamo. Sì, creare questa sinergia, quindi. Sì. Perfetto, sì. Ebbene, quindi abbiamo terminato un po' le domande a livello conoscitivo, quindi per far capire un po' ai lettori anche di cosa vi occupate e che esistete, siete presenti sul territorio. Quindi per il momento noi ringraziamo gli ospiti che ci hanno raggiunto in redazione. Grazie a voi. Ringraziamo gli amici di Casa Giove che ci seguono e che mi auguro abbiano trovato interessante questa piacevole chiacchierata. E caso no, spieghiamo un prossimo incontro. Volentieri. Certamente, è un piacere. Un periodico anche per sensibilizzare anche i lettori su qualche tema prescelto, certo, che sia qualcosa che abbia un futuro. Certamente, okay. Noi siamo qui, siamo presenti sul territorio. Ok, quindi creiamo sinergie anche tra chi Casa Giove e le varie opinioni. È una cosa piacevole, assolutamente. Perfetto. Ok, allora un saluto, lo rivolgiamo ai nostri lettori e un arrivederci a presto. Buonasera. Buone feste. Buonasera.